grazie dell'applauso. Ci sarà il presentatore. Io volevo soltanto chiamare la commissione per spiegare alcune cose. A me l'hanno dato voce, ma vorrei che lo dicessero a tutti quanti hanno partecipato a questa bellissima giornata, e ringrazio ogni singolo candidato che si è proposto questo concorso. Grazie di essere venuti a Voghera. Allora chiamerei Lena Coccalari. Maurizio Preda, la signora la direttrice della celebre rivista che avete avuto quasi tutti, quella della categoria A3, il Fronimo. Maurizio Preda, il docente del Conservatorio di Pavia. Poi Giovanni Podera, per dire tutto di giovane dovrei dilungarmi, posso dire che è mio amico, forse basta. E poi Giulio Tappalini, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare un concerto che abbiamo organizzato, un concerto molto applaudito. Io vorrei che dicessero le loro impressioni. Sono un cavaliere, per cui cedo la parola a Lena. Allora, noi abbiamo pensato che, siccome il livello è stato molto alto, non ci sono state cadute, crolli, eccetera, abbiamo voluto riconoscere a tutti una classifica dignitosa, nessuno è stato inidoneo, quindi c'è stato il primo, secondo, terzo premio, quarti e quinti classificati, e niente più giù. In effetti dobbiamo calcolare che i candidati erano anche molti, quindi ci aspettavamo, anche sapete, spesso sulla quantità c'è qualcuno che prova l'esperienza e viene un po', non dico impreparato, ma viene per provare così l'esperienza di fare un concorso comunque internazionale, quale è diventato nel corso degli anni il concorso di Voghera. E invece noi abbiamo trovato tutti preparati, anche con un repertorio intelligente, perché abbiamo sentito molta musica contemporanea, abbiamo sentito musica del Novecento che si ascolta spesso nei concerti, e musica del periodo romantico, periodo classico, per cui non è mancato nulla, oltre a Bach naturalmente, che non manca mai. Quindi siamo molto soddisfatti. Ma non ho molto altro da aggiungere, se non che veramente a tutti i ragazzi i miei complimenti. Mettersi alla prova sappiamo quanto è difficile, chi ha vinto naturalmente ancora più complimenti, ma chi non ha vinto non si deve demoralizzare, perché comunque queste prove servono per fare esperienza, servono per imparare comunque ad affrontare poi meglio le prossime prove. Bravi a tutti veramente, i miei complimenti. E io, per concludere, ringrazio, è stata la mia prima esperienza in giuria in questo concorso storico, perché è la 14ª edizione, ma essendo biennale ormai è da 28 anni che si fa, giusto maestro? Per cui ho visto una cosa bella che mi è piaciuta, in particolare l'atteggiamento dei partecipanti, dei ragazzi che si sono messi di fronte a una giuria. Per chi come me ha fatto concorsi e come noi insomma, ha affrontato prove di questo tipo, vedere ragazzi che si presentano in maniera così positiva, carica, con il solo desiderio di dare il meglio di quello che possono fare, è stato per me molto bello e credo un segno di importanza e di valore di questo concorso. Grazie per le vostre parole. Voglio anche presentarvi, magari vi alzate, la commissione della seconda commissione, diciamo. Aleandro Paris, prego, signore. Marco Lo Giudice, Domenico Achille,
E il presidente era, che vorrei chiamare sul palco, Federico Di Sandria, così mi dice anche lui le sue impressioni. Ormai l'ho detto, non posso più ritirare. Beh, magari vi racconto una barzelletta lì, ecco. Prego, maestro. Grazie. Allora, tutta la commissione, la seconda commissione, anche noi siamo contentissimi del livello generale che abbiamo sentito in tutte le esibizioni. Chiaro, noi abbiamo visto i ragazzi più giovani fino ai 18 anni e fino a 15 anni, c'è una grande differenza lì tra chi è più avanti nello studio, chi meno, a seconda degli anni di esperienza sullo strumento. Però in tutti abbiamo visto una bella intenzione, una bella spinta nel cercare di migliorare e di fare bene con la chitarra. E quindi, niente, congratulazioni a tutti i partecipanti. Bene, adesso procederemo. Una preghiera per chi verrà a suonare, di fare brani non troppo lunghi, così... facciamo una cosa. Brevi, non si dice brevi. Si dice brevi. Vedete la giuria com'è? Come quando uno non fa un bel passaggio, anche uno se parla dice la parola giusta, hanno proprio questa mentalità. Brani brevi, mi raccomando. Allora vi presento il presentatore che è Maurizio Civini. Grazie maestro, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Qui alla Zaccaria della Fondazione Adolescere, in occasione di questo appuntamento, un appuntamento importante, è stata una due giorni sicuramente molto interessante e una due giorni che noi, tra virgolette, consegniamo alla storia dal punto di vista musicale, perché ieri con il quinto concorso dei giovani che si sono esibiti proprio prima nelle aule qui della Fondazione Adolescere, poi ieri sera su questo palco, li abbiamo premiati, li abbiamo ascoltati, li abbiamo incitati perché questo serve. Quest'oggi invece, tra virgolette, i big, quelli più grandi, insomma coloro che hanno preso parte a questo concorso, giunto alla 14ª edizione. Già sono state presentate quindi le commissioni che hanno lavorato nel corso di questa giornata, da questa mattina sino ad un'ora fa circa, prima di stilare quelle che sono le varie graduatorie, le varie classifiche, ed ora procederemo a quello che sarà il riascolto del brano e di conseguenza alle premiazioni. Non sono stati esposti i voti, quindi le graduatorie non ne sono state esposte, teniamo quindi la suspense fino alla fine, anche perché le ascolteremo e daremo quindi un pizzico di sale in più a quella che è la cerimonia poi di solito di premiazione. La chitarra orchestra Città di Voghera ha inserito questo concorso nell'ambito di un festival che ha raggiunto la sua 14ª edizione, che è partito lo scorso mese di novembre con una serie di spettacoli, di concerti, di appuntamenti, e che arriverà sino a sabato prossimo, quando proprio la chitarra orchestra in concerto al Teatro San Rocco della nostra città si esibirà in un concerto che va dal classico al rock. Questo è un po' il titolo dell'ultimo concerto nato in casa chitarra orchestra, e quindi servirà anche per chiudere il sipario su questa ennesima edizione del festival, che ha avuto davvero un grande successo. Allora, abbiamo già ringraziato chi ha preso parte a questa manifestazione, chi ha partecipato all'evento vogherese, ma sicuramente hanno fatto sì che Voghera sia diventata per due giorni la capitale della musica e della chitarra, e non solo, perché ieri avevamo anche altri strumenti fra i piccolissimi. Detto questo, partiamo allora. Vi ricordo che i vincitori per ogni categoria dovranno poi passare in segreteria qui accanto, nel corridoio dell'Adolescere, per ritirare ovviamente le borse di studio, che non consegneremo in palco, ma verranno consegnate direttamente lì in segreteria. Come del resto le prenotazioni per il DVD che stiamo realizzando grazie ad Alberto Laffi in queste riprese, quindi un ricordo di questa giornata nella sua videocamera, e per voi naturalmente la portare a casa. Quindi ovviamente le prenotazioni sempre in segreteria. Vi ringraziamo di tutto questo e partiamo con quelle che sono le premiazioni. La sezione A, categoria 1, chitarra classica, solisti fino a 15 anni, non è presente ma la citiamo lo stesso, si è classificata al secondo posto Adele Bianchi da Torrazza Coste con 92 centesimi. Invece il primo classificato sempre di questa categoria con un punteggio di 95 centesimi, Gabriele Asperti da Martinengo in provincia di Bergamo.
ecco Gabriele Asperti, è lui il primo classificato di questa categoria. Giovanni Podera è il suo insegnante, prego, accomodati pure. Come vi ho detto, arriva dalla provincia di Bergamo, questo ce lo era per prendere parte a questo 14° concorso di chitarra nella città iriense. Il brano Maria Luisa di Sagreras per la chitarra di Gabriele Asperti. Gabriele Asperti, primo classificato della sezione A categoria 1, facciamo subito per voi la premiazione. Diamo Gustavo Alessandria, presidente della chitarra orchestra Città di Voghera, per premiare Gabriele Asperti. Allora, lui vince, riceve il diploma innanzitutto, poi la coppa, una radio offerta dalla ditta Montiron, un cofanetto di CD offerto da Guitar e poi le unghie. Abbiamo le famose unghie, attenzione, perché voi non lo sapete, ma noi abbiamo anche le unghie removibili, eh? Le unghie removibili che vanno dentro casa. Allora, facciamo una fotografia con lui, ecco qui, così anche il fotografo ha fatto il suo lavoro. Abbiamo consegnato il tutto, l'abbiamo fotografato, premiato. Io direi che possiamo aiutarlo anche a portare i premi giù. Complimenti a te, grazie. E poi vengo, il bel divertimento, il provincio di Bergamo. Siamo alla sezione A, categoria 2, chitarra classica, solisti sino a 18 anni. Abbiamo i terzi ad exequo che sono Alessandro Di Caccamo, da Retorbido, provincia di Pavia, 94 centesimi. Terzo exequo, quindi per Alessandro. Prego, vieni. Riceve il diploma, ecco qui, per Alessandro Di Caccamo, Gianfranco Feglia è il suo insegnante, da parte di Gustavo Alessandria è la consegna, quindi da parte della chitarra che è stata in questo diploma per il consiglio. E poi abbiamo anche Simone Pastorino da Tego, in provincia di Savona. 94 centesimi. Adesso che ci classificato, Simone Pastorino, benvenuto. Ecco qua, fondo, chiamate un attimo per la seconda fila a ricordo di questo appuntamento. Grazie ad entrambi, grazie quindi di terzo secco. Adesso procediamo con la presentazione, la premiazione dei secondi ed exequo, quindi potete accomodarvi, grazie, accomodatevi pure. Secondi ed exequo sono Daniele Molinari, che viene da Rovereto di Cadeo, provincia di Piacenza, 96 centesimi, e Emilia Riccadogna, il Comano Terme, in provincia di Trento, Comano Terme, con un compenso di 96 centesimi. Daniele Molinari, Emilia Riccadogna.
Complimenti ragazzi e grazie per aver partecipato a questo concorso. E siamo al primo classificato di questa categoria, con il punteggio di 97 centesimi, arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese, si chiama Nicolas Nebuoni. Qui si esibirà, quindi stiamo preparando la postazione per la carta eseguire. Ditemi, siete contenti di questa, se non abbiamo una più grande, Siete contenti di questa, se no, possiamo crescere. Allora, recupera un attimo lo strumento, intanto il punteggio 97 centesimi, il primo classificato di questa categoria 2, sezione A, categoria 2, chitarra classica, solisti sino a 18 anni. Quindi direttamente da Busto Arsizio, in provincia di Novarese, trasferta a Voghera, direi l'edilizia, perché si è classificato al primo posto in questa 14ª edizione del concorso internazionale Città di Voghera, che ha portato davvero tanti musicisti nella nostra città quest'oggi. Allora, recuperato il tutto. Allora, il brano sui due che sono stati segnati, vogliamo sapere qual è il brano che ci presenta. Allora, hai modificato, dimmi. Sonce Capricorne. Quindi il brano che ci presenta, non erano segnati qui nella scaletta che ci avevano fornito prima, però ha modificato, quindi il motivo da presentare. Nicolas Nebuoni.
ospitato la nostra categoria Nicolas Negroni, 97 centesimi. Mette un attimo a posto lo strumento, poi passiamo subito alla premiazione di Nicolas. Il suo insegnante è Hernani Rossi. Perfetto, arriva dalla busta Sizio ed eccolo qui in palco di nuovo per ricevere questi premi. Vince il diploma, gli verrà consegnato l'attestato, quindi il diploma di partecipazione in qualità di primo classificato, la coppa, poi abbiamo la chitarra classica offerta dalla ditta Massaroni Pianoforti di Voghera. Il cofanetto di CD offerto dalla ditta, il cofanetto di CD offerto da Guitar, e all'interno del cofanetto di CD, nel stesso sacchetto, ci sono le unghie removibili. Andiamo avanti allora, siamo alla sezione C, categoria 6, chitarra classica e a plettro, duo di chitarra senza limiti di età. Qui ci sono due primi ad esequo, il duo di Cancamo Civini, da Voghera. Eccolo che arrivano. Primi classificati devono suonare, quindi anche loro devono recuperare lo strumento e arrivare direttamente in palco con la chitarra. Il loro insegnante è Gianfranco Boffelli, hanno totalizzato 95 centesimi, quindi in questa categoria, come vi dicevo, è la categoria 6, chitarra classica e a plettro, duo di chitarra senza limiti d'età. Applauso di nuovo a loro che stanno in palco in questo istante, Riccardo Rocini. Benvenuti ragazzi. Allora, il brano che avete scelto, Fandango, prego, a voi il pubblico della Brescia. Fandango, loro sono i primi ed esequo classificati in questa categoria 6. Thank you.
Allora, chiudiamo con le premiazioni per loro, il diploma, poi le coppe, ricevono anche un conferenza di CD offerto da Ghita e la borsa di studio di 200 euro, ovviamente anche per voi le unghie, che sono un po' il classico di questa giornata. No, no, scherziamo, però anche io sono utilissimo. Quindi tutti questi premi per voi e complimenti naturalmente con il vostro punteggio 95 centesimi. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo detto che ci sono due premi ad esempio. Il secondo duo è Pace Tencati Corino. Il duo Pace Tencati Corino. Arrivano da Segrate, provincia di Milano. Lo strumento, ragazzi, lo strumento è importante, perché suonare senza è un po' difficile, anche se possiamo immaginare, siete bravi, però insomma ci date ancora un'ulteriore dimostrazione davanti alla commissione che vi ha giudicati e vi ha valutati in questa giornata. Allora, recuperano le chitarre, come vi ho detto, chitarra classica a plettro, duo di chitarra senza limiti di età, la sezione C, categoria 6, due primi ad esequo, la prima coppia l'abbiamo già ascoltata, formata da Di Cacca Mocivini, ed ora il duo Pace Tencati Corino. Eccoli qua! Il brano? Ciorando? Brano di Tocchigno. Ciorando? La Pixinghigna. La Pixinghigna? La, con la P di Palermo. La, di Tocchigno. Giuseppe ci dia solo Tocchigno, però vabbè, va bene, applauso a loro, complimenti, grazie, prego. Thank you.
Complimenti anche a voi. Quindi, grazie a tutti. Buon pace, buon pomeriggio. Buonasera.